Ciao a tutti amici lettori e ben ritrovati sul canale, io sono Francesca e oggi vorrei mostrarvi i libri che ho intenzione di portare in vacanza con me. Fino ad ora sono andata al mare soltanto nel fine settimana e già questa mi rendo conto sia un'enorme fortuna perché casa mia si trova molto vicino al mare, quindi in 40 minuti arriviamo sulla spiaggia, andiamo la mattina, torniamo la sera, mi sono fatta qualche giornata di mare. Però non è come stare in vacanza, è un veloce morti e fuggi che non ti lascia realmente rilassare, non ti fa riposare, non ti fa distendere la mente, non è come stare in vacanza. Ora, niente di stravagante come il mese che mi sono fatta l'anno scorso a New York, cosa che probabilmente non ricapiterà mai più nella mia vita, e va bene. Quest'anno, l'ultima settimana di agosto, io e la mia ragazza andremo in un villaggio dove andavo sempre da bambina con la mia famiglia, quindi sarà un viaggio emotivo allucinante per me, io non vedo l'ora di ritornarci, sono davvero emozionatissima al settimo cielo per questa cosa. E andremo per una settimana a stare lì, avremo modo di stare per conto nostro, distanziamento sociale al massimo, andremo alla spiaggia libera, staremo per fatti nostri, avrò modo di leggere, insomma sarà un vero e proprio paradiso. E proprio per questo non possono mancare i libri, non possono mancare le mie amate letture. Ho intenzione di portare con me alcuni libri che credo siano perfetti per essere letti durante l'estate, libri che ovviamente non porterò con me quando ritornerò al nord a settembre, per cui in questo video andrò a mostrarvi i titoli che ho selezionato per queste mie felici vacanze. Con la luce così sembra che ci stia per essere un esorcismo, che io stia per mettermi a raccontarvi storie horror, cioè assolutamente no, questa luce non va bene, oddio. Non so se così vada meglio o vada peggio, ma è tutto ciò che posso fare. Quindi, io come sempre cerco di sapere il minimo possibile prima di approcciarmi un libro. Voglio sapere per sommi capi di cosa parla, quali sono i temi affrontati, ma non voglio sapere i dettagli della trama, quindi probabilmente sarò estremamente vaga nel descrivervi le trame di questi libri, perché io stessa non ci sono particolarmente familiare. Ve ne parlerò sicuramente ancora dopo averli letti e sarò, credo, spero, molto più dettagliata. Quindi il primo libro che vorrei leggere è Ciò che inferno non è, di Alessandro D'Avenia. So che questo libro è ambientato a Palermo, credo nel 1993. Il protagonista è un ragazzo, un 17enne che frequenta il liceo classico e che è pieno di dubbi probabilmente sulla sua vita, sul suo futuro, e stringe un rapporto molto particolare con il suo insegnante di religione, padre Pino Pugliesi. Non leggo un libro di Alessandro D'Avenia da anni. Avevo letto Bianca come il latte, Rossa come il sangue e Illo Tempore mi era piaciuto tantissimo, adesso non saprei. È ambientato in Sicilia e se non ci fosse stato il Covid, il mio sogno è sempre stato quello di andare in Sicilia per una settimana come regalo per la laurea. Purtroppo non è potuto succedere perché non mi fido ancora a viaggiare data la situazione mondiale in cui ci troviamo. Questo sarà un modo alternativo per esplorare, per visitare la Sicilia. Dopodiché vorrei leggere una graphic novel edita da Bow Publishing e si tratta di I racconti dei vicoletti di Nie Jun. Questa dovrebbe essere una storia molto dolce di un nonno che si prende cura del nipote il quale non può camminare, soffre di questo handicap. È ambientato a Pechino e le illustrazioni sono assolutamente meravigliose, adoro i colori, adoro il tratto, sembra veramente molto molto dolce e io non vedo l'ora di approcciarmi a questa lettura. Dopodiché un'altra lettura molto molto particolare è questa, Appunti di Geofantastica, scritto da Gianluca Caporaso e illustrato da Sergio Livotti. Questo è un titolo edito da una casa editrice lucana, quindi della mia regione, e si tratta della casa editrice Lavieri. Credo sia una casa editrice che si specializza soprattutto in albi illustrati, libricini per un pubblico giovane, e credo sia imperdonabile che ci sia una casa editrice nella mia regione, la regione in cui io sono nata e cresciuta, ci ho vissuto per 18-19 anni e non ho ancora letto niente pubblicato da loro. Questa cosa non va assolutamente bene. Questo titolo mi ha colpito in particolare perché è una raccolta di appunti di viaggio in città come Ischia, Terralba, Corleone, Metaponto, che dove vado sempre al mare io, e sembra davvero un libricino assolutamente delizioso. Io non vedo l'ora di leggerlo, sarà, ecco la pagina di Metaponto, io non vedo assolutamente l'ora di leggerlo, sarà credo una lettura veramente adorabile che mi farà sorridere e niente, sono emozionata finalmente di leggere qualcosa pubblicato da questa casa editrice. Dopodiché, lettura completamente
completamente diversa perché non c'è senso nelle mie letture. Cannella e polvere da sparo di Eli Brown. Questo è un libro di narrativa. È ambientato nel 1819. Il protagonista è un cuoco che lavora presso il palazzo di un lord. Questo palazzo viene saccheggiato da pirati e la capitana, piratessa donna, capitana della Flying Rose, decide di catturarlo, di tenerlo in ostaggio e stringono un patto. Questo cuoco resterà in vita fino a quando ogni domenica presenterà alla capitana un pranzo delizioso. Che dire, sicuramente non è una lettura seria, non è una lettura impegnativa, però innanzitutto c'è un cuoco e dove c'è cibo nei libri già è un punto in più per me. Abbiamo una piratessa donna, quindi una donna che occupa una posizione di estremo rilievo in un mondo tipicamente prevalentemente maschile, quindi... E se non si legge una storia di pirati in estate, quando? Quest'estate mi sono anche resa conto che al mare preferisco non tanto leggere cartacei perché ho paura che siano sgualciti dalla salsedine, dall'acqua del mare, dalla sabbia, insomma mi faccio sempre mille paturnie e quindi finisco per non leggere quasi nulla. Mi sono trovata benissimo con il mio Kobo, non ho ancora ben deciso, sicuramente leggerò qualcosa anche dal mio Kobo e per il momento ho in mente due titoli. Non so ancora dirvi se effettivamente saranno quei due libri ad essere letti dal Kobo, ma comunque per il momento la prima ipotesi è Down and Across di Arvin Amadi e questo è un young adult che parla di un ragazzo molto confuso, è un ragazzo che non va mai fino in fondo, che non porta a compimento le cose che ha cominciato, i suoi progetti, non sa cosa fare da grande, sa solo che ama fare i cruciverba e quindi partirà alla volta di Washington DC per incontrare, non ricordo se è un creatore o una creatrice di cruciverba, sperando che questo incontro possa illuminarlo in qualche modo. Il secondo libro che sto considerando di leggere è Mr. Loverman di Bernardine Evaristo. Questo libro è stato anche pubblicato in italiano da Playground. Il protagonista è un senta... Il protagonista è un 74enne nato nell'isola di Antigua che adesso vive in Inghilterra. Ha una famiglia, è sposato, ha dei figli, ma è gay. E da circa 60 anni, quindi da quando era un giovane ragazzo, ha una storia d'amore con un suo compagno di scuola. Booktubers che conosco e che apprezzo lo hanno amato, hanno detto che è una storia da un certo punto di vista triste ma allo stesso tempo molto divertente da leggere, fa ridere, quindi sinceramente non vedo l'ora di approcciarmi a questa lettura perché penso sarà veramente veramente bella. Bene, questo è tutto per questo video, questi sono tutti i libri che... Ciao. Tutti i libri che vorrei leggere in vacanza. Vedremo effettivamente quali saranno i libri che leggerò alla fine. Io non so come la vedo, però i miei propositi sono sempre buoni. Fatemi sapere nei commenti se avete letto questi libri, se vorreste leggerli, quali sono le vostre letture dell'estate che avete già fatto o che vi aspettano nei giorni a venire. Io vi mando un grosso bacio, vi ricordo che se volete seguirmi in vacanza potete seguirmi su Instagram perché sicuramente le stories non mancheranno, ve lo posso assicurare. Cercherò anche di fare un reading vlog, non l'ho mai fatto. Non so se questa cosa verrà fatta, se e come uscirò fuori, non lo so, inutile fare promesse, diciamo che è sempre un mio proposito. E niente, ci vediamo presto, ciao ragazzi, un bacio!